mi sono interessato di sicurezza dal 2000 al 2006, quando sono stato il coordinatore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. È capitato il più grave incidente dell'aviazione civile italiana, cioè la collisione al suolo a Linate tra un DC-9, un MD-80 della SAS e un Cessna, un aeroplano dell'aviazione generale. E anche lì, dalla mattina di quel giorno io ero a Linate a coordinare le operazioni di indagine. Abbiamo due investigatori all'epoca, tra cui il comandante Cagnoni, investigatore incaricato che svolse gran parte delle azioni peritali. E io come coordinatore dell'agenzia mantenni sia il coordinamento interno sia le comunicazioni, ero anche il portavoce dell'agenzia, quindi stabilimmo, grazie alla collaborazione del direttore dell'aeroporto di Linate, stabilimmo un centro informazioni all'interno dell'aeroporto per cui io periodicamente informavo gli organi di informazione dello sviluppo delle indagini che purtroppo non hanno aggiunto nulla a quello che si era subito capito, cioè un'invasione anomala, non prevista dell'aeroplano della versione generale, mentre c'era in corso un decollo dell'MD-80 della SAS. La collisione è stata inevitabile, la visibilità era intorno ai 200 metri, quindi quando il pilota della SAS ha intuito che davanti a lui c'era un ostacolo, ha cercato di evitarlo, ma la velocità è ancora troppo ridotta, per cui ha impattato ed è addirittura finito nella zona di smistamento bagagli dove sono morte altre due persone al suolo. 118 morti, la più grave sciagura dell'aviazione civile italiana.